Ciao, ciao a tutti, mi chiamo Giulia Crivelli, lavoro come una giornalista, ma se potessi tornare indietro, anzi diciamo in un'altra vita, mi piacerebbe moltissimo fare la biologa marina o la veterinaria, per dire che mi piacciono molto gli animali. Forse sentirete anche rumori vari, perché vivo da sola ma con 3 cani e 4 gatti. I gatti sono la mia passione ed è anche per questo che nasce questo workshop, mi viene quasi da ridere a chiamarlo così, un workshop per farvi vedere come io faccio adesso le mie mascherine. E io naturalmente ho deciso di decorarle con i cani e i gatti. Molto semplice, non le faccio io fisicamente le mascherine, anche perché non le fabbrico, nel senso, primo perché non so cucire e poi perché non sarebbero in regola. Il problema della mascherina è che ve le vendono piatte, però noi sappiamo che poi le dobbiamo mettere sul viso e sul viso si arrotolano un pochino, allora bisognerebbe trovare, io ci ho messo un po' per trovarli, ma poi li ho trovati, degli oggetti tondi, per esempio come questo stupendo sasso decorato, ma guarda un po' che strano, con un gatto, la lego così, la metto, la giro e poi la lego come se questo fosse il mio viso ed ecco qua, facciamo un bel elastico così, un bel fiocchetto. E adesso la mascherina è pronta per essere disegnata, per diventare un'opera d'arte by Giulia. Questo è un po', questo è un esempio. Questa qui è ancora un po' diversa, in un colore ancora diverso. Vi suggerisco, perché un'altra cosa, un altro sogno della mia vita sarebbe quello di saper disegnare, ma io non so tanto disegnare. Allora vi suggerisco di, se non sapete, se non siete degli artisti, di trovare dei disegni molto semplici, perché primo, perché comunque disegnare su questo cotone non è come disegnare su carta, quindi le forme semplici vengono meglio di quelle complesse, e poi perché comunque lo spazio è limitato. Questa per esempio, qui c'è un gatto, questo gatto è un po' particolare perché ha un piccolo, una specie di rametto che gli esce dalla testa con le foglioline, perché il mio soprannome è Melagatta. Volevo vedere se c'è la mia Melagatta qua, ma non c'è. Comunque, perciò questa sarebbe una gatta, ma è anche una mela. Potete usare la carta copiativa, ricordo per me dell'infanzia, sulla carta copiativa disegnate qualcosa che passa attraverso. Fatto questo, i colori sono semplicissimi da trovare. I colorifici hanno già tutti riaperto, ma se no naturalmente li potete comprare online. Quindi disegnate, io per esempio procedo con il mio gatto, lo facciamo blu, un gatto blu, per esempio lo facciamo che dorme, quindi disegniamo prima le orecchie, una parte del viso e poi questa volta andiamo dietro così, dietro alle orecchie, questa è la coda ma è anche l'altra zampa. E poi facciamo gli occhi, guardate, veramente è semplicissimo e divertentissimo. Facciamo gli occhi, facciamo un super sorriso, qualche baffo, manca qualcosa? No, ci possiamo mettere qua la parola che a me piace di più, che è, ecco, anche le scritte sono, essendo molto semplici le lettere, sono una delle cose più facili da fare. Scriviamo la parola che a me piace tantissimo, che è Ubuntu, che è una parola sudafricana che significa io sono perché noi siamo, I am because we are. Questa è la cosa più semplice, ma vedete qui quanti colori ho, ne ho fatte tante con tutti i puntini, insomma potete fare come volete. Come per le magliette, questi colori naturalmente sono colori per i tessuti, non sono assolutamente tossici, se volete essere sicuri potete stirarlo al contrario. Altrimenti dopo qualche lavaggio si sbiadisce, ma magari avete fatto qualche errore come ho fatto io in questo caso, e quindi la potete rifare. Questo è quanto, buon divertimento a tutti. Tutto questo progetto di G fatto a casa e questi piccoli workshop hanno naturalmente uno scopo benefico, che è quello di raccogliere dei fondi per la ricerca, e lo trovate sul video, l'IBAN e tutti i dettagli per partecipare, perché questo è anche un invito, una call to action, come dicono gli americani, a partecipare, perché proprio perché Ubuntu, io sono perché noi siamo, se tutti diamo un piccolo contributo per la ricerca procede più spedita. Ciao a tutti!